studi amici e amiche di Andrew Chen, bentornati al nuovo episodio dedicato a Rimworld. Che cosa stiamo facendo? Beh, stiamo cercando una sistemazione di fortuna perché abbiamo trovato il marito di Sofia, Carrot, che era precipitato, e però siamo stati vittime di un'imboscata e ne avevamo soltanto due rim. E facciamo una cosa. Dormire rescue. La notte la passano così. Fuori ci sono 6 gradi, però forse conviene materiali. Forse conviene veramente chiudere questa zona, dai. Caspita. Serve sicuramente più legno, ma lo recuperiamo. Dai. Diamo l'ordine in modo che si riesca a costruire. Ma allora tu mi scherzi? Tu mi prendi per il naso? Ok. Buono. Adesso dovremmo essere in grado. Forse no. No, ragazzi, non abbiamo veramente il legno in questa zona. Beh, è finito. Non riusciamo a fare sta baracca. Dramma. Devono dormire al freddo. Non vedo nessun altro cactus. Dramma. Dramma gigantesco. Mi serve 5 legno e 10... no, beh, però qui ne ho 3. Aspetta, va, magna. Sì, ce l'hai lei, non fare lo sciocco. Beh, no, non fumare, non fumare. E fuma. Adesso che si è drogato, ha fumato dell'erba, che cosa c'è di meglio da fare che costruire una porta? Però la porta è andata, il tetto... pure, e adesso si può dormire. Sono le 22, allora i nostri 3 ragazzi hanno fatto una capanna, si sono chiusi, mentre fuori la temperatura scende a meno 4, dentro rimane 1 grado. Quindi almeno non dormono al giro totale, ma uno vicino all'altro. Si riposano, Carrot ha bisogno di riprendersi perché ha dolore, eccetera, però è vivo. Dermit ha un taglio. Potrebbe procurare un'infezione. Vediamo se qualcuno può fare il medical. Takeru. Il punto è che Takeru si tending. Alle 3 di mattina si sveglia e inizia a fare self-tending come può, in modo che sì, mi piace. Non abbiamo medicine, però possiamo prenderci cura l'uno dell'altro. Andrò a mettere un cavolo, no? Sì. Questa è la loro giornata. Fino all'una voglio che dormano e poi non fanno niente, poi partono all'una, già alle 7 di mattina. Perfetto. Ok, lasciamo un attimo qui ragazzi, intanto torniamo alla colonia. Ci sono veramente moltissimi corpi di cui ci devo sbarazzare. Temperature adesso sono rigide, questo è positivo perché ci dà la possibilità di tenere comunque un'altra cella frigorifera fresca, semplicemente con una grata che dall'esterno, e per questo inverno va bene, però per il futuro poi ci servirà per forza trovare dei componenti, oppure ricercare la componentistica, perché non sto più ricercando, tra l'altro. Fabrication.
Component Assembly, vai. Fabrication ci serve per questo. Ostrich e iguana. Line. Vai, Lyle va a cacciare lo struzzo. Magari però piazzati non proprio in una posizione sfortunata come quella. Ah, mancato, male. Oh, ho preso. Not bad. Aspetta. E sono le 3 di pomeriggio, questi continuano a dormire e va bene. Perdita di sangue minore. Che Carrot è un medico. Però si deve svegliare. Quello poteva fare lui il tending. Come sta messo? Così così. Abbiamo del pemmican, abbiamo dell'erba e dell'altro pemmican. Almeno mangiamo. Sta cosa non so che cosa faccia, scusate. Ah, euforia. Niente, è un tè, una specie di droga leggera. Fallo provare a termite, dai. Bevitelo così. Stai meglio. Ok. Ma niente, non ha niente da fare se non riprendersi. Mangiare il pemmican e poi ripartire. A questo punto credo che li terrò qui. Potrei dare degli ordini di scavo, anche se temo di non avere dei minatori forti. In realtà termite è abbastanza buona. Se trovassi dei componenti sarei felice, ma questo va un po' a fortuna. Non dirmi che va a versi... No, va a mangiare. Ok, Takeru anche lui si è ripreso completamente. Carrot invece... Feed Carrot. Era mania. Veramente... Ah no, nella colonia. Temevo, vabbè. Pensavo, speravo che stessero passando dei trader dove avevo gli altri, va bene. Animali, male. Grazie, secondo giorno qui sono qui, Carrot non si è ancora ripigliato al 100%. Temo che dovremmo partire. Senza il temo, dai, Ward. La carovana. Tutti ovviamente. E il pemmican ve lo pigliate assolutamente. I frutti d'agave. Il tè, il joint. No grazie. Roba buona dei cadaveri. Non penso che li prenderò. Allora, abbiamo cibo per un giorno e mezzo ed è 4 giorni ci mettiamo ad arrivare. Perché c'è... perché è incapacitato uno. Facciamo una cosa. Sofia. Ward. Caravan. No, mi siamo capiti, cancella. È un errore, li devo andare a prendere. Item per Sofia. Ti prendi un fine meal, che non è quello tech, ma fai quello che puoi. Questo cibo non va male perché c'è freddo, che ne hai per 6 giorni. Porti con te un bedroll buono. E delle medicine decisamente utili. Ok.
Svrut? 4 giorni. Ah. La fanno stare qui 4 giorni questi. Forse dipende anche dalla temperatura, fanno dei calcoli. Sofia ha un Inspired Trader, va bene. Come social è 9, quindi possiamo sfruttarla. Ma abbiamo dei traders? No. A meno che no, forse ne dà. Nope. Ah, un'eclisse. Ale. Dentro com'è con questa stufa? 21 gradi. Perfetto. Temperatura ideale. E livello di close? No. 180. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è reinstallare l'opera d'arte. E la lampada. Fa alimentare meglio. Devo fare anche un pocket table. 85. No, però con il tavolo. Ah, il tavolo da biliardo non ci sta. È troppo, è troppo. Ok, e niente, allora andiamo a costruire il pocket table. A parte che servono, quindi devo reinstallare anche la stufa. Servono delle non lo so ragazzi come si siedono, perché forse questa va cancellata, la mettiamo. Serve del legno però, quindi adesso andiamo a dare l'ordine di fare harvest. Posso? Fai chop food su questi. Quelli più grandi. E Takeru adesso ha uno stato mentale. Ah, che palle. Vediamo cosa possiamo fare. Non hanno niente questi. Non comprano niente, va bene. Allora, non ho componenti, questo lo sappiamo, quindi... Quando avremo componenti sarà necessario ricostruire le torrette che sono state distrutte. Ok. E poi dovremo costruire una stanza anche per Carrot. Caspita. Sì. Decisamente sì. Di quanto legno manca? Tutto. 75, noi abbiamo qui 46. Detto Lawrence deve andare. A tagliare le piante. Adesso dovrei averne abbastanza. Ma in realtà... In realtà ni, però. Sì, qui abbiamo praticamente più sedie che persone. Le riutilizzeremo, le sposteremo.
Intanto inauguriamo il tavolo da poker nella sala del ritrovo. Benissimo. Benissimo, davvero bene. Niente, ragazzi, io inizierei a costruire qui delle stanze. Fare blocchi, un'altra buona attività. Abbiamo finito il cibo. Abbiamo finito il cibo. Non c'è foraggio. Siamo a casa fra un giorno e mezzo. Carrot è distrutto. Takeru aveva una condizione mentale. Come sempre, le mie carovane, le missioni di salvataggio sono peggio della situazione iniziale. Sempre così, sempre così. Va bene, ce ne facciamo una ragione. Credo che espanderò in questa direzione. Come? Questa è una bella domanda. Qui si entra dal laboratorio. Faremo la stessa cosa. Nel senso che alcuni dei miei dovranno transitare per questa caserma per arrivare ad un'altra. Questa poi diventerà una sala comune. Quindi quando avremo abbastanza mattoni, vorrei espandere il muro tipo così, poi chiuderlo. E qui avrei una zona 17x14 che posso trasformare comodamente in 6 stanzine o 4 stanzine più o meno. E perché le patate muoiono di freddo? Quali? Ah, ma queste vanno eliminate. Anche questo campo va eliminato. Ormai fuori sono meno 11 gradi. Saranno contenti questi che sono in viaggio. Senza cibo, ricordiamo. Malnutrition trivial, ma fra meno di una giornata arrivano a casa. Niente, qui l'oro non è ancora saltato fuori, porco. Comunque questi alberi sono veramente tanta manna perché avere un po' di legno qui dentro. Ricordate all'inizio quando siamo partiti a tagliare i cactus per le prime baracche? A pensare che sono riuscito a tirar fuori una città nel deserto così high tech. Non posso che dire che questo gioco è meraviglioso. Tutto qua. Do ordine di creare una unità di tutto, perché poi quelli che hanno vestiti sgualciti, eccetera, se li vanno a cambiare. Con cosa? Abbiamo il cotone adesso, in quantità, abbiamo le pelli, i dromedari che ci danno pelliccia. Non è un problema. E continuiamo ad avere riso, qui continuiamo ad avere sì, mais e sale. Stavo cercando prima Deep Driller, ma secondo me ho dimenticato qualcosa, scusate. Puoi costruire Deep Drills per estrarre le risorse. Hai bisogno di un Ground Penetrating Scanner per trovarle. È questo, no? No, questo è il Long Range Mineral Scanner. Serve Ground Penetrating, che è diverso. Forse è per questo che ho fatto confusione. Ma il Ground Penetrating Scanner non lo trovo. Oh, chi lo sa dove caspita. Devo fare un'altra ricerca. La ricerca successiva è cambiato tutto, ragazzi, della versione precedente. Scusate se sembro un po' impacciato, ma le
le versioni precedenti erano molto diverse. Ok, i ragazzi sono arrivati, adesso work glielo cambiamo chiaramente, perché non dormono più come prima. E anche le assegnazioni. Carrot per adesso lasciamo a fare niente. Il nostro caro paramedico poi andrà a dormire con sua moglie. Però lui diventa la nostra dottore principale. Ha un 14, 10, vai a livello 2, 10 vai a livello 2, Lawrence 10 vai a livello 3 perché non ha neanche la voglia. Carol sarà quasi completamente. Aspettate un attimo, a Firefighting Zero, non dir, ti prego non dirmi che è un piromane. Hatch, lo so che è un cuoco buono, ma è meglio far lavorare questo qui così sale. Gli facciamo pulire e rolling e basta. È un piromane, ragazzi, sto qua, c'è da stare molto attenti. Palle. Oppure potrei spostare le batterie. Ecco il paese. Potrei spostare le batterie. Sì, ho un'idea. Vabbè, iniziamo a lavorare qui. Qui manca la sedia per chi fa parte. Bella poltrona di tessuto per chi lavora sulle pietre, eh. E non più su Ultra Carrot. Chiaramente si è messo il mascherone. E viene usato sto tavolo. Quality good, room very impressive. Non male. Chi è che ha la starvation? Termite. No, beh, sta mangiando tra l'altro un fine meal, quindi... Cioè, è inverno, adesso questi si pappano i loro pranzi ricchi di grassi saturi e zuccheri. Devo ricercare al volo sta cosa del fabrication, così possiamo iniziare a costruire parti meccaniche a Google e poi dobbiamo iniziare a ricercare lo scanner. Dobbiamo iniziare ad avere anche più materiali. Comunque alla fine da soli siamo riusciti ad ottenere tutto senza troppo commercio, però anche un po' di commercio non guasterebbe. Allora, adesso Hatch, Jet, Lawrence, Takeru si mettono qui e poi diamo l'ordine a Termite di fare il deconstruct. E noi ci mettiamo già in posizione. Termite. Lo aspettavate da tempo sto momento, lo so. Io ho sempre avuto un po' paura di aprire questa stanza, adesso vediamo che cosa c'è. Perché penso di poter dire... sta ragazza a pezzi però. Penso di poter dire che... signor! Che sono abbastanza forte, però ci sono dentro i componenti avanzati. Le medicine Glitterwood e del Luciferium che... E anche dei Colonist, che sono tra l'altro fantastici. Ritirata strategica. No, il cane no. Esatto, Termiti invece che mangiare, usa la tua cazzo di spada. Occhio. Meraviglia delle meraviglie su questa manovra con cui apriamo una parete, ricostruendo un muro e iniziamo a sparare. Ok, stop. Lolita, branding, puoi parlarle? No,
Però magari possiamo chiedere a Sofia di fare Rescue Succeed. Qui dobbiamo fare claim. Claim. Non c'è dentro niente. Possiamo decostruire. Ah, cazzo! Attaccherò. Con tutto il bene che ti voglio. Vai a far fuori questo nido. Perché se no... Mettiti qui. K45. K47. 48 forse. E spari. Però devi anche prenderlo, eh. Bravo. Buono. Che il centipede è andato. Questa è una stanza che potrebbe essere utile. Potremmo utilizzarla con un altro laboratorio. Chi lo sa. Comunque niente, dai, siamo partiti con un po' di componenti avanzati. Le Glitterwood le teniamo non possibili, così come lo Luciferium, quando arriva, perché è una droga potente. Che cosa fa? Praticamente... blood pumping, breathing, consciousness, blood filtration. È un insieme di meccaniti che potenzia il corpo tantissimo. Oh. Wow. No, è veramente una droga pericolosissima. Pace Creature, ma io posso fare batching, sì. Penso proprio di poter fare batching di questi di insetti. Assolutamente sì. Potrei fare il keyboard con questa roba, no? Vedremo, dai. Jelly, ok, quindi quello che volevo fare era una vera e propria sala delle batterie. Finalmente, direte voi. Ci è voluto un po'. Granite slate. Basta. Niente, Xior, adesso fa parte dei nostri anche lui, anche Xiaoer, e sta andando si sta andando a vestire. Se ora ragazzi è shooting 14, cooking 3 con la fiamma, piante 3 con la fiamma, social 12, crafting 7, medical 7, construction 6, sa fare tutto. Era un giovane pirata ed è diventato un pirata spaziale. Quindi diamo il benvenuto a Xavier Wang, cinese, pirata spaziale, insieme a Carrot. Sappiamo che cosa dobbiamo fare adesso. Prendiamo una porta, la piazziamo qui e costruiremo... Qui una nuova baracca per ora. No, no, ho cambiato completamente idea, una cazzata. Troppo lontano. Punto. Così. No, tu rimani. Te costruisci. Qui teniamo due colonne, perché altrimenti poi il tetto cede. E andiamo ad ampliare la baracca. Baracca in cui adesso andremo a costruire un corridoio centrale. Cambiato idea. No, lo dobbiamo fare qui il corridoio. Vi spiego perché. Perché qui tiriamo delle mura e avremo altre stanze. Nel frattempo, niente, andiamo a posizionare questi letti emergenza 1. Letto d'emergenza 2, visto che abbiamo nuovi visitatori, no? Meno un posto in cui dormire. Si va a... Ah! Dicevo perché è nudo, no? Si sta andando a vestire. Anche abbastanza freddo. Completamente nudo. Adesso si mette un
parca di Muffalo, una t-shirt, dei pantaloni e una maschera da guerra. Ma che... Riestrovaccia. Ah, cosa ha combinato? Ah, sì, le ha prese. Inizio a pensare che avrò bisogno di molto più cibo, perché adesso le bocche da sfamare sono tante. Siver, no, dottore, ne abbiamo abbastanza, scusate. Warden primo. Fuoco, anche qui primo. Hunting sì, perché sei potentissimo. Growing primo. Deadcut primo. Gli diamo un 2 in tutto il resto. Ah, anche l'arte. Forse è il mio artista migliore. Diamogli anche l'arte. Crafting 2. Basta. Essendo così bravo con le armi... Peccato che non abbiamo però... i componenti. Vorrei fargli un bel fucile. Però fino ad allora... A parte che adesso sta dormendo... Joy Wire? Veramente? 10 efficiency 80. Eh? Oh mamma mia, bad back. Movie meno 30%, manipulation meno 10. Questo qui ragazzi è un po' vecchio, un po' a pezzi. Gli diamo il lanciatore incendiario però. Allora, adesso possiamo fabbricare componenti. Non qui evidentemente, ma nel workshop. Forse è una macchina a sé stante. Fabrication bench, servono. Che cosa serve per fare i componenti? Altri componenti, chiaramente. Ok. Bene, Brandon continua a fare medicina, questa è la cosa. Ragazzi, non ho spazio. Frigorifero, non ho componenti. Dobbiamo fare una missione, una carovana e andare a commerciare. Facciamo 5 spade di plasteel con jet. E poi facciamo una carovana con un po' di roba e la mandiamo nel nostro centro più vicino. Con i dromedari protetti, la facciamo bene questa volta. Con un dottore con le medicine. Perché sennò... 42, 11 pasti, ok. No, beh, adesso però questo si potrebbe spostare. Cosa succede, cazzo? Che è successo? Ma stoned. Ci voglio credere. Va bene, dai. Limestone, questo è limestone, giusto? O è marmo, è marmo. Certo, quando si sveglia invece che fare spade deve andare a tagliare la pietra. Oppure no. Magna. Per fare spade e poi dobbiamo vedere chi altro ha la biocrafting. Forse termina. Sì. Ma not a sign.
dai le termite del... Dai. Così gli diamo praticamente la priorità nel fare tante tante pietre, in modo che andiamo avanti. E buono, buono così. Abbiamo fatto un episodio di 35 minuti, ragazzi. Però stiamo andando avanti bene. Siamo arrivati ad avere 12 coloni, 12 rim nella Desert Bridge. Abbastanza armati, abbastanza difesi, abbastanza ricchi. Quindi tutto sommato normale, credo che sia giunto il momento di lanciare una grande carovana commerciale. Penso che sia la cosa migliore. Dai, che cacchio combini. Dai, lasciamo perdere. Amici e amiche, ci vediamo al prossimo episodio.